Buongiorno, buongiorno, salve amici del blog Libri Opinioni, sono sempre la vostra Ligia, books blogger, e sempre dal mare. Allora, questa mattina sono ancora alle prese con la lettura di questo libro, Bruno Vitiello, I delitti dell'anatomista. L'avrei iniziato lunedì, ma fa tante cose, non sono riuscita a finirlo, anche perché c'è stato il furto del libro, ovvero io mi tuffo in acqua e mia madre si frega il libro. Indubbiamente io le sto lì a raccontare la trama, faccio wow quando un personaggio fa qualcosa, lei chiede e quindi si incuriosisce e mi ruba il libro. Va bene, lo finirò. Ovviamente adesso vi racconto un po' di cose, io sto più o meno alla metà, la trama è avvincente, è un bel giallo. Forse ho un'idea del movente, anche se non ho ancora capito chi, però quello che ha attratto la mia attenzione, senza voler spoilerare, sono i personaggi. Indubbiamente avere come protagonisti Niccolò Machiavelli, Leonardo da Vinci o Michelangelo Buonarroti, oppure come si chiama il medico? Aspettate, ah, Girolamo Fracastoro, è qualcosa che impegna. La figura di Michelangelo è caratterizzata in modo particolare, è un Michelangelo ancora giovane, cosciente del suo talento, affermato, ma ancora economicamente legato alla sua famiglia di origine. E la particolarità è che questo dolcissimo Michelangelo subisce una certa sudditanza psicologica da parte del grande Leonardo da Vinci, che è presentato in modo anche un tantino arrogante. Certo, Leonardo da Vinci è Leonardo da Vinci e prende spesso e volentieri in giro Michelangelo perché fa lo scultore, quindi un lavoro da operai. Però viene presentato un Leonardo da Vinci curioso, molto sulle sue, molto un tantino arrogante, molto vanitoso, tutto ingioiellato, ben vestito. Ma quello che è particolare è Machiavelli. Machiavelli è proprio come te lo aspetti, un politico degno di Andreotti. È incredibile, è un bugiardone nato, è incredibile, non mi viene la parola giusta, è una biscia, ecco, è una biscia, si insinua ovunque, vuole sapere tutto e vuole controllare tutto. Particolare anche la figura di Girolamo Fracastoro, che sarebbe praticamente il medico, in questo caso il medico legale. Allora, voi immaginate, già sono arrivata sulla scena di due delitti e arrivano questi quattro. Il capo Machiavelli che dà ordini a destra e a manca, tipo un poliziotto americano. Leonardo che addirittura meglio della balistica dagli schizzi sul muro del sangue capisce se l'assassino ha usato la mano destra o la mano sinistra. Michelangelo che mette in dubbio ogni cosa, ma poi c'è il medico legale. Il medico legale sembra una scena di CSI. Insomma, questo romanzo che sto leggendo è veramente fantastico. Io vi consiglio di seguirmi sul blog a breve scriverò la recensione pubblicata fra qualche settimana perché c'è una nutrita scaletta di recensioni che potete trovare sul mio blog. Però io già comincio a consigliarvelo perché questo giallo storico è veramente scritto bene, ma non a caso l'autore Bruno Vitiello ha un curriculum umanistico di notevole livello. Un po' glielo invidio perché anch'io ho una formazione simile, però non sviluppata come l'ha sviluppata questo autore Bruno Vitiello. Per ora lo considero un buon romanzo, ma devo ancora arrivare alla fine perché sono pressappoco sono a pagina 240. Pressappoco a metà. Se mia madre oggi non si ruba il libro da sotto l'ombrellone, forse potrò finire questa lettura. Di certo non domani perché è il mio 47° compleanno. Allora, dalla vostra books blogger, baci baci e buone letture a tutti voi.